Eccoci qui al Mutina di Modena con Davis Krumis. Ciao buonasera. Ragazzi, buonasera. Un saluto a tutti gli amici dalla Rivolle, grande personaggio. Ciao della pallavolo prima, Davis, grande personaggio anche mediatico e del beach volley oggi, amato dalle donne, come si suol dire. Occhio quel che dici che mi è moroso s'arrabbia. Ok, no, ma è una bellissima ragazza con cui sto molto bene. E perciò, come non ho detto che... Bellissima okay. Ragazza, innamoratissima. Ok, perfetto. Davis, parliamo di te, parliamo dall'indoor per poi arrivare al beach volley ovviamente. A Modena hai mosso i tuoi primi passi a livello della Serie A1, giocando nella stagione 2014. In realtà avevo fatto tutto il percorso giovanile, poi avevo giocato qua anche nel 2009-2010, però diciamo che ero un aggregato dai giovanili. Poi l'anno del 2014, l'anno che è arrivato Brunigno a Modena, ho fatto parte anche della prima squadra, poi a metà anno sono andato in A2 a Monza, dove abbiamo fatto anche la promozione, siamo stati fortunati, una bellissima stagione, conclusa con una promozione in serie maggiore. Poi di seguito sono andato a Latina, Toscana, ho girato un po' per l'Italia con la pallavolo. Grande carriera e alla fine sei rimasto qui, ovviamente, perché in Italia si sta male. Si sta bene. E qui dove siamo? E poi a Modena si sta benissimo, e a Mutina si sta ancora meglio, che qua siamo belli sudati. Esatto, il 20 tu soprattutto dicembre. Bello, io sono sudato, qua il 20 dicembre è calda la esatto. Sabbia, si gioca a beach volley, a beach tennis, ci divertiamo. Quelli senza il fisico giocano a beach tennis, esatto, ovviamente. Qua stiamo in canotta il 20 di gennaio. Esatto, che non è male. Esatto. E tu qui cosa fai? Insegni? Allora, qua insegno, cerco di... Struttura splendida, tra l'altro, la potete vedere. Spero che vi sta a piacere. Qua insegno, cerco di trasmettere le mie conoscenze ai ragazzi che hanno piacere di imparare questo bellissimo sport, che in questo caso è beach volley, il maestro di beach tennis, altro bravissimo ragazzo Gianluca Chirico. E niente, poi insegno e provo ancora a giocare, dai, non mi sembra il caso di smettere, ancora ci difendiamo nonostante i problemi al ginocchio e quindi sì. Prossimo anno ancora, non ho idea di dove sarò, con chi giocherò, penso, stiamo provando a impostare il discorso con Joshua Kessler, il ragazzo di Rimini, il problema è che anche lui è molto bello, dopo... Come facciamo? C'è rivalità. Ascolta, Davis, cosa importante, l'anno scorso con lui aveva vinto una tappa, tra l'altro, in Liguria? Esatto, all'Aiguelli abbiamo fatto un bellissimo risultato. Battendo non proprio due qualunque. Non due qualunque, due ragazzi, tra l'altro amici, dei quali abbiamo la massima stima, Andrea Tabbiati, che sono due ragazzi italiani che si approcciano al World Tour, hanno fatto anche medaglie al World Tour, quindi... Peccato non dare continuità a questi risultati con un lavoro. Adesso piano piano cerchiamo di incastrare la logistica in modo da poter continuare a insegnare, quindi trasmettere la passione per questo sport e poi togliersi qualche soddisfazione, perché sì, va bene vincere una volta, ma mi piacerebbe concretizzare le cose e renderle più continue. Diciamo che l'anno scorso comunque è stata una stagione di alto livello, hai dovuto per varie vicissitudini e infortuni e situazioni varie cambiare il compagno, sei arrivato al settimo posto del campionato italiano, cioè non proprio cambiando un risultato, e quest'anno non è che sei proprio partito così, sei partito World Tour di Doha, non è che sei andato a giocare una cosa che giocano tutti. È stata una bellissima esperienza a Doha, lì è stato un buon nono posto con un altro ragazzo fortissimo, Carlo Bonifazi di Roma. Peccato non essere potuti allenarci tanto insieme e che forse avremmo potuto fare qualcosina in più. Un nono posto che va bene, ma ci è stato un po' stretto perché abbiamo fatto vedere cose molto interessanti. Peccato che partita secca siamo andati a casa. Però forte sei forte, ma non ti batta mai sopra, Dato un poco sopra. E dire che giocavi a Modena, che ruolo? Palleggiatore. Oh, ricezione sull'off, però Kessler, piuttosto che... Battono su Kessler, Adesso glielo... Grande Davis. Quindi, in bocca al lupo per tutto, per questa stagione, al Mutina, a Doha, ci hai già giocato, e quello che verrà. Grazie mille, e un saluto a tutti. Veniteci a trovare. Ma a Modena mangiamo bene, ci divertiamo, stiamo al calduccio. Veniteci a trovare a Mutina. Ciao ragazzi.